Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai! Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xsueh. E, ragazzi, mamma mia, settimana numero 3 di Fortnite che sta già volando via di prepotenza. Abbiamo già visto tutte le sfide che sono arrivate. L'introduzione della nuova modalità fuga, e anche la posizione della stella segreta. Nel video di oggi, ragazzi, parleremo della nuova pistola. Oramai hanno aggiunto, oltre ai file di gioco, anche alcuni file audio della pistola stessa, ed è bene pensare che potrebbe arrivare con il prossimo update. Nel il gioco vi ricordo due armi in programma per questa season da quanto ne sappiamo fino adesso qualche informazione anche per quanto riguarda la skin iconic mi raccomando dovete fare attenzione ad una cosa ve lo dirò dopo e parleremo anche di alcune skin per le armi e per i veicoli che stanno per arrivare con una particolarità davvero molto molto interessante ci tengo però prima a ringraziare tutti voi per utilizzare il mio codice creator Xuderone. Grazie di cuore per supportarmi nello shop. Mi raccomando, taggatemi su Instagram. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima ragazzi, la, eh, la, la domandina, raga, dai, ve la devo fare. La domandina come ogni video, i vostri commenti proprio qui sotto. Ed è una domanda molto molto semplice. Qual è la tua emote preferita? Il balletto più bello in assoluto che vi divertite proprio ad usare? Il mio ragazzi è l'Esvanging. Mi piace davvero tantissimo, spesso e volentieri se guardate le mie live poco spesso, diciamo, lo utilizzo quando vinco le partite, comunque mi piace davvero un casino. Ditemi qual è la vostra emote preferita, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciao ciao le bande. E bando alle ciance. Andiamo subito, subito a parlare due secondi della modalità fuga. la Hike stakes finalmente arriva. Eh, ieri è arrivata con tanto di sfide incorporate. Avete sicuramente capito come funziona. Siamo in una lobby da 100 giocatori. Ci sono quattro gioielli che sono i lama, in poche parole, da dover prendere, difendere e portare nei tre camion. In uno dei tre camion sparsi per la mappa. Le prime tre squadre riescono a portare il gioiello arrivando poi anche con la numero 4 quando arriva il quarto camion vincono la partita interessantissime ragazzi le sfide per la nuova modalità fuga che ci regalano il piccone la schermata di caricamento le tre varianti dell'ama lo spray e anche la scia ragazzi per chi ancora non l'avesse mai giocata otterrà tutta questa roba chi invece già l'avevo ottenuta l'estate scorsa quando uscì per la prima volta potrà solo sbloccare schermata di caricamento e varianti del backpack quindi tanta tanta roba una modalità da capire ma sicuramente molto molto divertente ma andiamo avanti ragazzi e parliamo come vi avevo anticipato della skin iconic innanzitutto notizia ufficiale da poche ore è già Possibile riscattare la skin iconic per tutti i possessori dell'S10 Plus, del Samsung S10 Plus. Plus, vi ricordo che la skin va in corredo con eh, l'emote Scenario che è il suo balletto. Emote che dovrebbe probabilmente rimanere esclusiva: nel senso, non la troveremo mai nello shop. Per il momento, questo è quello che sappiamo di ufficiale. Vi dico anche, ragazzi, di stare però molto attenti a tutti quelli che vi promettono un giveaway, a tutti quelli che vi dicono che vi daranno il codice. Mm, mm, potrebbe, ragazzi, esserci puzza di truffa. Io vi consiglio vivamente: l'unico modo per avere la skin è semplicemente quello di acquistare il telefono. Arriva anche un messaggio interessantissimo da parte del supporto tecnico di Samsung che ci conferma che la skin sarà disponibile per tutto l'anno 2019, quindi fino al 31 dicembre di quest'anno sarà possibile riscattarla. Questa è una buona idea perché se magari aspettiamo, hai capito, i saldi di Natale, magari mi costa a metà prezzo il Samsung. Un pensiero ce lo si può anche fare. Insomma, ragazzi, attenzione alle! Truffe, ma andiamo avanti, ed eccola ragazzi. Uno degli argomenti più interessanti di cui volevo parlarvi è senz'altro la nuova pistola. Ragazzi, eh, sappiamo un po' di cose di questa nuova pistola. Tra l'altro, ragazzi, la prima cosa interessante che sappiamo è il nome: si chiama Flint Knock Pistol. Ed è un'arma davvero molto particolare, se non unica addirittura. Perché quest'arma è unica? Ve lo spiego subito. Innanzitutto, come vedete, è la pistola che viene già presentata nella schermata di caricamento della season, quella dove ci sono tutte le skin con lux eh, sul tesoro, dove c'è il Pirata, che la tiene in mano è una pistola a colpo singolo, indicativamente dovrebbe funzionare circa come la Deagle. Ma la cosa davvero interessante è che ad ogni colpo riceveremo un rinculo: quindi, ragazzi. E l'abbiamo anche nei file di gioco, non ve l'ho ancora fatto vedere, ma ho dei, eh, delle parti di codice che parlano proprio eh, del rinculo dell'arma. Quindi non sappiamo che effetto abbia sul personaggio, ma sicuramente qualcosa è di animato. Voglio però farvi vedere una cosa che potrebbe piacervi, ragazzi. Quella che vi sto per mostrare è l'animazione del caricamento dell'arma. Guardate un po', ragazzi, come vedete, questa. <ride> È lui che butta dentro la polvere da sparo e la va a caricare di prepotenza. Questa ragazzi è l'animazione ufficiale dell'arma del personaggio quando sarà possibile ottenerla in game. Una cosa molto particolare, sicuramente curiosa. Vi ricordo anche che funziona con i proiettili pesanti, insomma quelli del cecchino. Ma andiamo avanti e parliamo di un altro argomento molto interessante. Ci sono delle skin per le armi che ancora non abbiamo visto, ragazzi. Allora, quella che vi sto mostrando in questo momento è la skin eh, a forma di ananas. Ovviamente si capisce che il tema è quello dell'ananas ed è quella disponibile nello starter pack, starter pack che ancora non è uscito. Sicuramente molto carina. Io vi consiglio, proprio detta così, di prendervi lo starter pack sia per i V-Bucks che per la skin. Abbiamo ragazzi la skin di San Patrizio, anche perché sappiamo che presto arriveranno anche le sfide di San Patrizio e io sono quasi convinto o meglio, me lo auguro che questa skin per le armi sia in realtà uno dei premi delle sfide di San Patrizio. Sarebbe veramente meravigliosa. Ma ragazzi, la skin più interessante, la più particolare è certamente la skin lava. Sapete perché è importante conoscere la skin lava? Ve lo faccio vedere, ragazzi. Guardate un po', guardate un po'. Questo è... Un eh, gameplay esclusivo della skin lava, e guardate ragazzi, la skin è animata tanta tanta roba come vedete il colore rosso che è proprio quello del magma non è statico bensì è animato si muove e sul quad stava davvero benissimo sulla palla è una cacata ma sulle armi ragazzi sta altrettanto bene quindi arriva per la prima volta su fortnite una colorazione animata per le armi guardate che meraviglia ragazzi veramente tanta tanta roba questa è l'animazione di prima, tanta tanta roba per la skin lava animata che potrebbe appunto essere la prima di una lunga serie di skin animate e perché no, potrebbero anche arrivare più avanti magari degli stili animati per le nostre skin invece normali, per i nostri consumi. Insomma, ragazzi, in questa season la eh, fantasia di Epic Games si continua a vedere, la stiamo vivendo tanto, cominceremo a vedere delle novità per Riguarda le armi, tra poco. Per adesso, io non mi resta che augurarvi eh, di ringraziarvi, non mi resta che ringraziarvi per aver guardato questo video. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto! Ciao!